Buonasera in studio Massimo Bonella per Montepulciano, notizia alle 19.55 qui da Radio Saius TV. Dalle 5 al 7 luglio in Fortezza si rinnova l'appuntamento con le luci sul lavoro, una manifestazione molto articolata dedicata al mondo del lavoro e dell'occupazione. In programma anche una conferenza internazionale con la partecipazione di autorevoli rappresentanti di imprese pubbliche e organizzazioni sindacali, non solo italiani. Maggiori informazioni sul sito lucisullavoro.org. Sabato 7 e domenica 8 luglio Piazza Grande ospita un appuntamento mensile con espositori di piccolo antiquariato, collezionismo e artigianato. Per curiosare, esplorare e magari tornare a casa con un ricordo di altri tempi, tutte le informazioni al 0578 71 2231. Mercoledì 4 e 11 luglio proseguono gli appuntamenti del Mercoledì del Nobile con degustazioni di vino nobile di Montepulciano in abbinamento con assaggi di tipicità locali, organizzato dalla Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana Senese in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. Ogni mercoledì dei mesi di giugno, escluso il mercoledì 27 luglio e settembre, per informazioni 0578 71 74. 84. Dal 17 giugno al 14 ottobre 2018 Palazzo Bracci ospita 900 opere di questo grande disegnatore italiano su 1700 metri quadri di superficie espositiva. Sono più di 20 collezionisti che hanno prestato le loro opere, 4 gli editori presenti con altrettante novità editoriali. E poi primo concorso di disegno organizzato con la Scuola Internazionale di Comics proprio in occasione di Fretzart. Dal 22 aprile al 4 novembre, un evento espositivo di grande rilevanza per celebrare in modo adeguato il quinto centenario dell'edificazione del Tempio San Biagio, uno dei più celebri capolavori dell'architettura rinascimentale italiana. Per l'occasione è stato rivisitato e riproposto l'arredo originale interno della chiesa realizzato a partire dall'ultimo quarto del Cinquecento, secondo le nuove regole emanate dal Concilio di Trento in materia di apparato liturgico e di arte sacra. La mostra presenta anche una sezione documentaria che ospita immagini, dipinti, incisioni, piante e prospetti dell'interno prima della distruzione degli altari che saranno rinnovati successivamente. Per qualsiasi informazione potete telefonare al 0578 71 95 26. Abbiamo ancora un'altra notizia alle 19.58, dunque mostra collettiva in Fortezza, 11 artisti, 9 del territorio e 2 americani per una collettiva d'arte che è ospitata dalla Kennesaw State University nella Fortezza di Montepulciano, unica sede italiana di questo prestigioso ateneo americano. Una bella e interessante iniziativa finalizzata ad integrare ancora di più i rapporti e le relazioni tra la KSU e il territorio, che così amichevolmente ha accolto docenti e studenti. L'apertura al pubblico è dal 19 maggio al 26 agosto 2018, il venerdì orario 15-19, il sabato e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19, quando non ci sono attività didattiche. Il luogo è dato dalla galleria al primo piano del chiostro. Dal 19 maggio fino al 26 agosto 2018, maggiori informazioni leonardoanatomie.it. È ancora una news in chiusura: visita la Torre del Palazzo Comunale. La Torre del Palazzo Comunale è aperta al pubblico tutti i giorni con orario 10-18. Si può accedere alla terrazza, biglietto di 2,50 euro, o salire fino alla cella campanaria con 5 euro, godendo da qui una vista stupenda sulla Valdichiana e spaziando fino a Montalcino, Pienza e al Monte Amiata, con una prospettiva mozzafiato su Piazza Grande e su tutto il centro storico di Montepulciano. Con questa notizia alle ore 20 spaccate si chiude qui il nostro notiziario Montepulciano Notizie. Lettura in studio di Massimo Bonella. Grazie per la vostra cortese attenzione. Buonasera.